Allora, vediamo questo prodotto che ho preso per il mio PC. Ad oggi utilizzo su una postazione secondaria, diciamo, due piccole casse, che però, come tutte le piccole casse, non è che producono sto grande risultato. Per cui ho deciso alla fine di provare questo modello, che in realtà dovrebbe essere una sorta di soundbar piccola. Quindi perfetta anche da mettere sotto al monitor e dovrebbe avere una qualità decisamente migliore. Allora, vediamo la scatola cosa c'è comunque all'interno. Abbiamo il telecomando, poi abbiamo l'alimentatore classico ed è un alimentatore da, mamma mia, 15 volt a 2 ampere, quindi 30 watt. Poi ci sono una serie di cavetti e, vabbè, tasselli eventualmente per installarlo, penso, non so quanto possa servire. E abbiamo anche un cavo, un TOS link, quindi ottico. Lo mettiamo un attimo qui da parte e poi abbiamo la soundbar e il piccolo manualetto per modo di dire. Vediamo. Allora, quello che mi ha colpito di questa soundbar, al di là del prezzo, è la possibilità di, diciamo, diciamo, il fatto che abbia più ingressi. Allora, esteticamente comunque sembra molto carina. Si intravede qua sotto un display LCD, non so se riesco a farvelo vedere, ma lo vediamo poi quando la accendiamo. E poi abbiamo questo pannellino dove vedete che c'è sia il cavo di collegamento di alimentazione, l'ingresso ottico, l'ingresso USB, quindi per collegarla in USB, oppure l'ingresso AUX classico analogico. È una 2.1 e dovrebbe, se non mi ricordo, mi sembra sia una 40 watt, una cosa di questo tipo, ma non lo ricordo, ve lo dico dopo quando la provo e vediamo un attimino com'è. Adesso passiamo al montaggio. Qua c'è un pannellino dei comandi, quindi l'accensione, volume più o meno e selezione della sorgente. Allora passo a montarle e poi vediamo come funziona. Allora, ho montato la soundbar, come potete vedere, è sicuramente carina. C'è il piccolo display che comunque dà un'idea di quello che è il volume. Adesso, a livello di qualità audio, sicuramente carina. Poi, sempre tramite il pulsante, è possibile cambiare, quindi passare dalla modalità Bluetooth. Ottico, ingresso AUX oppure PC. In questo caso io l'ho collegata tramite un USB perché questo mini PC che sto utilizzando in questo momento non ha un'uscita ottica, però devo dire che sembra funzionare molto bene. Se prendiamo, andiamo a vedere magari su una pagina web. HDMI link, it's app to connect cards like this to Quest to use with Nintendo Switch, with Smart TV, with anything we want. I already made many videos about how to use it, but now it's easier. Va bene, secondo me è ottima, soprattutto per il prezzo che ha, piccola, compatta, bella potente, è una 2.1, per cui dovrei dire, direi che ci sta. Non è sicuramente una top di gamma, però se considerate che comunque le dimensioni sono compatte, perché poi alla fine è una quarantina di centimetri, per cui non questo mostro in larghezza. Va bene, secondo me è un po' per tutto. Poi io non utilizzerò, cioè come vedete qui c'è ad esempio il telecomando, per cui potrebbe essere interessante anche per chi lo utilizza sotto la TV. Regolazione del volume e tutto.
però in ogni caso, ripeto, non è, a me non serve, però devo dire che per un PC è perfetto. Magari per una TV forse andrei su un modello un pochettino più performante con un Dolby Atmos. Esistono modelli a prezzi comunque decisamente interessanti, anche sotto le 100, sopra le 100 euro di poco, sotto è difficile, per cui direi che ci può stare. Va bene, come al solito vi lascio il link in descrizione, vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto, e se vi piacciono comunque contenuti di questo tipo, restare aggiornati sulle novità, il mio consiglio è sempre quello di iscrivervi al canale, è gratuito. È un consiglio spassionato e disinteressato sicuramente, diciamo, è un gesto che a noi serve per crescere. Grazie e alla prossima.